questa operazione era stata inquadrata fin dal 2012. Tuttavia, immediatamente dopo questa prima analisi, questo primo studio di fattibilità, si è aperta la stagione delle riforme per le Camere di Commercio in Italia. Quindi la Camera di Commercio di Sondrio è stata impegnata per alcuni anni nella lotta per la sopravvivenza istituzionale. Poi finalmente nel 2018 la Camera di Commercio di Sondrio, in quanto interamente montana e in possesso dei richiesti standard di qualità, ha potuto ottenere la propria continuità istituzionale. L'intervento alla fine è costato circa 2 milioni di euro, 2 milioni e 15 mila euro il quadro economico complessivo, che ha previsto, oltre ai lavori già a preventivo che hanno riguardato l'esterno, anche l'interno, soprattutto a seguito del rinvenimento dell'amianto, che è stato gestito in pochissimo tempo. In 29 giorni abbiamo predisposto il progetto, l'ATS Montagna Encomiabile l'ha approvato e abbiamo anche realizzato le attività. Un buon auspicio per questo periodo soprattutto, perché abbiamo bisogno di ripresa e abbiamo bisogno di, come dire, di voglia di vedere qualcosa di nuovo e di rinnovato, soprattutto dopo 2 anni ovviamente di chiusura. Non solo quello, ma anche un ingresso di una città rinnovato e abbellito, che fa sì che Sondrio riguadagni, come dire, il suo luogo e il suo punto di città capoluogo, con la bellezza che si merita.